Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina nel tragitto che mi porta ad andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Ho iniziato qualche mese fa e ho chiamato questa diretta In viaggio con Salvo Russo, appunto per chiacchierare del più e del meno di cose locali, nazionali, internazionali, per cui vedo che comunque è abbastanza seguita, per cui un giorno ho deciso di continuare appunto questa mia diretta. Oggi sarà una giornata, una diretta di questa giornata un po' incentrata sul discorso raccolta differenziata. Prima però voglio parlarvi di quella opportunità che ieri ho pubblicato sul mio blog salvorusso.it, della bando di concorso che il comune di Francofonte, provincia di Siracusa, ha pubblicato sul proprio albo pretorio il 31 dicembre 2021. Un bando che ho visto i numeri, avete scaricato in oltre 200 persone. Quelli che avete scaricato, quelli che hanno visualizzato, io non lo posso controllare, però è stato scaricato da 200 persone, almeno oltre 200 persone. Io invito tutte e tutti a partecipare a questo bando. Qualcuno mi ha segnalato: ah, ma non c'è un limite d'età? No, c'è scritto che bisogna avere la maggiore età e bisogna non aver oltrepassato la soglia per la messa in congedo, quindi non bisogna essere nell'età della pensione. È un bando un po' anomalo effettivamente. Io consiglio a tutti di farlo. Dicevo, ci sono 12 posti di cui la metà sono interni, quindi all'amministrazione di Francofonte. Uno sarà riservato ai volontari del servizio di leva, quindi ai volontari dell'esercito, per cui c'è la possibilità di accedere a uno dei 5 posti. Invito tutti a farlo perché secondo me è comunque un'opportunità da cogliere, questo per andare contro alle voci di popolo che da noi il lavoro non c'è. In realtà il lavoro da noi, volendolo, si trova, per cui questa è un'opportunità da cogliere. Apro e chiudo una parentesi: se chiunque di voi avesse necessità magari di avere informazioni su determinati comuni, faccio un esempio, a Busto Arsizio magari avete un figlio o una figlia che per qualche motivo la studia, ad esempio, mandatemi la richiesta, così che se durante le nostre ricerche lavorative che spesso facciamo per conto di clienti dovessimo imbatterci in qualche posto di lavoro a Busto Arsizio, con vero piacere vi potremmo segnalare quell'opportunità. Del resto, vedete, quella di ieri, l'andare a trovare a caso, per sbaglio, questo bando per quanto riguarda il comune di Francofonte è stato un caso, perché ero presente nell'albo operatore del comune di Francofonte per una commissione che un mio cliente mi aveva fatto per andare a vedere determinate cose, e nel frattempo mi sono imbattuto in questa determina. A che, essendo provincia di Siracusa, ho detto: perché non renderla pubblica, che magari qualcuno si riesce a sistemare? Fatelo e fatemi sapere, tenetemi informato, soprattutto se avete necessità in ogni luogo d'Italia mandatemi un messaggio, se dovesse capitare qualche cosa non vedo piacere, vi informo. Dicevo, argomento del giorno sicuramente raccolta differenziata a Siracusa. Allora, intanto parto da un tasto dolente, che è quello della situazione Covid in città. Gli ultimi numeri mi parlano di 4.500 positivi, quindi parliamo di un numero enorme. E cosa c'entra con la raccolta differenziata? È molto semplice. Il positivo, che è quindi in quarantena a casa, chiaramente fatta la comunicazione, l'ASP, Comune di Siracusa, il Comune di Siracusa poi la gira il gestore va a casa del positivo a raccogliere in maniera speciale i rifiuti. Il problema è qua. Io ho ricevuto diverse segnalazioni in questi giorni, siccome stanno aumentando, ho paura che diventi una cosa allarmante, di persone che sono in quarantena a casa,
ma il gestore non ci va a ritirare i propri rifiuti. Ho chiesto a chi di dovere, e chi di dovere mi dice che è un problema di comunicazione dovuto all'ASP che non aggiorna gli elenchi dei positivi, per cui non li manda al comune, per cui il comune non li gira a tegre, per cui ho segnalazione di cittadini, saluto l'amico Roberto, che diversi giorni mi manda messaggi arrabbiato, giustamente, dice: ma io sono chiuso in casa con tutta la mia famiglia, ma come devo fare per la differenziata? Come devo fare perché ho i balconi pieni di spazzatura? E qua io pongo una domanda enorme, perché se è vero il dato di 4.500 positivi in città, e a me risulta un dato a qualche giorno fa, 4 a 5 gennaio, di solo 3.000 persone di elenchi, ma gli altri 1.500 in questi 10 giorni come stanno differenziando? Cara ASP, ma ci vogliamo dare una svegliata? Perché io ho il timore che siamo indietro, ma indietro di brutto. Quindi io non so, sinceramente non ho contatti diretti con i dirigenti ASP, quindi non ho a chi scrivere, però spero che questo video raggiunga le orecchie di qualcuno e trovi delle soluzioni. Continuiamo a parlare di raccolta differenziata. Voglio fare un annuncio. Allora, noi negli ultimi anni abbiamo battibeccato non poco con il gestore, perché il servizio di raccolta degli ingombranti ha avuto a volte delle defaianze enormi. Parlo di tempi di attesa anche di un mese, roba davvero incredibile. Molti cittadini mi dicevano: guarda, io preferisco andare in uno dei CCR, quando ancora c'erano due, a farmi la fila e lasciare là il mio rifiuto, il mio ingombrante, perché non posso aspettare con l'arredo del letto un mese in casa. Bene, noi negli ultimi giorni abbiamo ottenuto un grande successo, devo dire, che spero che verrà mantenuto. Ieri sera ho voluto fare una simulazione ed è così. Io ieri, giorno 13, ho fatto una simulazione di un ingombrante, ho messo i miei dati, quindi ho avuto accesso al sito, ero già registrato, però se non lo siete vi registrate, poi magari vi do il link, perché scrivetemi, comunque a caccia di questo video metterò il link, vi registrate sul portale, fate poi il login, il sistema vi riconoscerà il vostro codice fiscale dell'utenza Tari, potrete scegliere fino a 3 ingombranti al mese, metterete la tipologia di ingombrante, sceglierete la data vi verrà proposta la prima. Io ieri ho fatto l'esperimento, dicevo, e già la data mi ha proposto quella del 15, quindi io stasera, prima di andare a Ninno, uscirò l'ingombrante. In teoria l'etichettina che io stamperò c'è scritto dalle 5 del mattino, chiaramente non mi alzerò alle 5 del mattino per mettere fuori davanti casa l'ingombrante, lo metterò stasera prima di andare a Ninno a tarda ora. È già una cosa molto importante, perché abbiamo una data prossima, quindi vicina, domani, e non tra un mese. Capite bene, è importante. Io sono certo e mi auguro che Tegra riuscirà a mantenere fede a questa promessa. Io stasera uscirò il mio ingombrante, appiccicherò il QR code e lo metterò davanti. Fatelo anche voi. Qualora aveste dei problemi che non vi ritirano l'ingombrante, segnalatecelo 347 10 97 484 oppure alla nostra pagina raccolta differenziata Siracusa, e mi mandate o la scansione del QR code, il fogliettino in PDF, e mi raccomando, si deve vedere il codice. Col codice identificativo io riesco a dire a Tegra: guarda che non sei andata in via Battalapesca a ritirare il lavandino, ok? Vediamo se realmente riusciamo ad essere veloci e dare delle risposte certe ai cittadini e puntuali. È molto importante, anche perché così i cittadini sono più contenti di che il servizio gli venga fatto bene. Questo è un grande successo, devo dire, perché ripeto, per 2 anni a volte siamo arrivati anche ai ferri corti col gestore, perché loro da imprenditori purtroppo non si riuscivano a immedesimare nella mentalità comunque del cittadino, che vuole il servizio subito. Io pago la Tari e quindi voglio subito il servizio. Loro da azienda avevano un po' meno malleabilità,
siamo arrivati a un buon punto. Io sono certo che compatibilmente chiaramente anche Tegra, anche loro hanno dei dipendenti in quarantena. Tra l'altro un mio cliente è dipendente Tegra, ha anche avuto un'operazione, gli faccio tanti auguri, che non c'entra col Covid. Sì, sono certo, ripeto, che andrà a essere un'ottima operazione che faremo insieme. Allora, di ingombranti vi ho parlato, della situazione Covid vi ho parlato. Una cosa molto importante è che oggi è il 14 gennaio 2022, una data molto particolare che pochissimi ricordano. Due anni fa circa, due anni e mezzo fa circa, arrivarono le prime linee guida dalla Comunità Europea per togliere totalmente, mettere definitivamente a bando la plastica monouso. Vi ricordate i bicchieri di plastica, quelli durissimi, i piatti, le posate e tutta una serie di altri involucri di monouso? Da oggi, 14 gennaio 2022, sono ufficialmente, anche se prima lo erano ufficiosamente, al bando. Da oggi qualsiasi supermercato dovesse avere un piatto monouso, una confezione di piatti monousi esposto, rischia una sanzione fino da 25.000 euro. Ma dice, ma prima c'era pure. In realtà non era così, c'erano delle ordinanze sindacali, anche Siracusa, il primo comune in provincia fu Avola, che furono messe così a più come campagna elettorale, pubblicità di comuni virtuosi. Ma in realtà da oggi parte questo. In questi due anni io ho avuto la fortuna, aiutato anche da un'amica, di fare una sorta di osservatorio, di monitorare come stava andando l'andazzo per quanto riguarda i supermercati. Al di là di qualche supermercato regionale, una grande insegna regionale, ogni tanto metteva dei bicchieri, confezioni da 100, quelli durissimi, non compostabili, non biodegradabili, a prezzi pazzeschi, tipo 100 bicchieri 99 centesimi per farli subito fuori. Devo dire che quasi tutte le grandi catene non hanno quasi mai esposto prodotti, diciamo, monouso. I primi prodotti biodegradabili e compostabili, abbiamo avuto anche la possibilità, abbiamo fatto dei test con l'amica, erano di una qualità pessima, fatti da materiali organiche particolari. Allora facevamo la prova, l'esperimento di fare il caffè, mettere questi cucchiaini in questa sostanza organica a mollo per due minuti, quando usciva il cucchiaino era totalmente piegato, perché chiaramente esperimenti fatti un po' così. Cosa vi voglio dire? Che da oggi è una nuova era, anche perché da oggi capiremo anche come andrà la distribuzione dei vassoi, ad esempio dell'ortofrutta, ad esempio delle carni che troviamo nei banchi, anche perché là non si è ben capito se, ad esempio, faccio un esempio, a volte vi è capitato di comprare le banane, quelle nelle vaschette, che magari all'inizio erano di plastica, adesso quasi tutte sono andate sul cartone, vengono in cellofanate e vanno sul cartone. Ma la stessa cosa vale ad esempio per quanto riguarda la carne. Però il problema là della carne è che tu non puoi mettere la carne su un cartone, perché chiaramente si trasferisce l'umido, va nel cartone, quindi non è una cosa igienica. Mentre nella plastica in teoria c'è. Però la plastica, questo tipo, la Comunità Europea non la digerisce più di tanto. Quindi da oggi sarà curioso capire se rimarrà la plastica, ad esempio, nella carne, o se si troveranno altre soluzioni. Io vi posso anticipare che in Nord Europa si sta andando su dei contenitori in legno, comunque una sorta di legno particolare, e vedremo anche qua da noi. È una scelta molto bella da un punto di vista ambientale, ecosostenibile, perché comunque sia quelle forchette, quei bicchieri, che magari all'inizio non erano proprio prettamente biodegradabili, in teoria, essendo adesso biodegradabili e compostabili, saranno meno di impatto per l'ambiente. Ripeto, questo l'ho voluto dire come chiosa finale, perché oggi finisce un percorso che negli ultimi due anni ha visto sì delle ordinanze, ma poi alla fine, non essendoci chi andava a controllare fisicamente nei supermercati, c'era timore, specialmente nella parte iniziale, che si facesse ognuno
quello che volevo. Ripeto, noi abbiamo individuato in questi 2 anni alcuni supermercati che facevano, tra virgolette, i furbi, ma ancora non c'erano le norme che da oggi in teoria partono. Quindi sarà molto improbabile che oggi un supermercato ti metta la stecca di 100 bicchieri a 99 centesimi, perché da oggi partono le sanzioni da 25.000 euro a confezione. Quindi se tu hai 10 stecche da 99 centesimi, 100 bicchieri, hai 10 sanzioni da 25.000 euro. Va bene, io penso e spero di non essermi dimenticato nulla, me ne vado a lavorare, quindi della plastica che parte oggi ve l'ho detto, basta, penso e spero di non essermi dimenticato nulla. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo.